Siamo nel quinto canto del Purgatorio, dove Dante incontra, siamo nella zona dell'antipurgatorio, dove Dante incontra coloro che si sono pentiti solo in punto di morte, ha incontrato morti per violenza come Jacopo del Cassero e Buonconte da Montefeltro, e poi dopo Buonconte sente la voce di un terzo spirito che ha a disposizione pochissime parole, ma che attraverso queste poche parole lascia delle suggestioni eccezionali. È un personaggio che pure ha creato tante storie, tante invenzioni successive ai brevi versi di Dante. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, cioè questo terzo spirito rispetto al secondo, che era stato Buonconte da Montefeltro, e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me che son la pia, Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui che in anellata pria, disposando, m'avea con la sua gemma. Ecco, il personaggio dice soltanto questo, non sappiamo nulla di lei, insomma, no? E si potrebbe dire che pia è la reticenza e il mistero. Anche il modo come parla della sua fine, insomma, come fa riferimento al fatto di essere stata vittima del marito, no? È detto come a distanza, con estrema delicatezza, ma prima di questo poi si è rivolta a Dante con queste parole che piene di cautela, no? Piene di riservatezza, quasi proprio dicendo che Dante potrà ricordarsi di lei solo dopo essersi riposato, quando sarà tornato da questo viaggio eccezionale nell'oltretomba, no? Null'altro c'è di Pia, no? Si sono poi individuati dei riferimenti, tant'è vero che è stata subito definita, no, da alcuni commentatori come Pia dei Tolomei, ma in realtà dalle ricerche di storici di vario tipo non hanno trovato nessuna Pia dei Tolomei. Pia dei Tolomei che sarebbe stata moglie di Nello dei Pannocchieschi, anche di questo Nello invece si sanno molte cose, no? Un personaggio molto noto, uno dei feudatari della Maremma che ne combinavano di tutti i colori a quel tempo e tra l'altro ha avuto varie vicende matrimoniali, soprattutto con Margherita Aldobrandeschi, che faceva parte di una famiglia di un'altra grande famiglia feudale maremmana, no? Con una vicenda di amore con questa Margherita, poi variamente contrastato tra vari matrimoni della stessa Margherita, fino al punto che poi nel 1303, quindi quando già la vicenda immaginaria del viaggio dantesco è trascorsa, nel 1303 avrebbe sposato finalmente questa Margherita, no? Dicono i commentatori che Nello si sarebbe disfatto in qualche modo della Pia per poter sposare Margherita Aldobrandeschi. In realtà la sposò molto più tardi, anche se forse ebbe un rapporto con lei, ebbe anche un figlio con lei da prima, però mentre si sa tutto del rapporto tra Nello e Margherita, Pia non c'entra niente, non c'è nessuna Pia. E qualche studioso ha trovato un'altra Pia diversa, una Pia dei Malavolti, sposata tra il 1282 e il 1283 a un certo Tollo da Prato, da Prata. Però ecco, rimaniamo sempre, no? Nonostante questa indeterminatezza, e il fascino del personaggio sta proprio nella indeterminatezza del contesto, no? La Pia e basta, insomma. E poi questo fatto, no, che la sua morte è ben nota, lo sa bene
quindi è stato probabilmente il suo assassino, no? Lo sa bene colui che l'ha sposata, e per parlare del matrimonio ricorda la gemma, no? Disposando Mavea con la sua gemma. Tra l'altro la gemma veniva scambiata proprio prima del matrimonio vero e proprio, poi contestualmente c'era proprio lo sposalizio, quindi comunque è chiaro che si fa riferimento al matrimonio, no? Proprio partendo da questo fascino silenzioso quasi del personaggio, da questi pochi versi è nato tutto un immaginario popolare, soprattutto nel senese, no? E poi tutta una letteratura, soprattutto nell'Ottocento, che ha il suo culmine in un poemetto del 1822 di un certo Bartolomeo Sestini e soprattutto nell'opera di Donizetti, Pia dei Tolomei, con libretto del 1837, con libretto di Salvatore Cammarano. Ma poi ci sono tante altre cose, invenzioni di ogni genere e svolgimenti musicali in una letteratura anche pop, fino ad un'opera opera pop di Gianna Nannini, tra l'altro Pia come la canto io, insomma, che è molto interessante. E naturalmente intorno a questo si sono costruite vicende di cui non, naturalmente Dante non parla assolutamente, no? Come quella della gelosia, non soltanto quindi del volersi disfare di Pia da parte di Nello, ma addirittura della gelosia di Nello nei confronti di Pia, oppure accuse di adulterio alla Pia stessa. Insomma, sono state inventate cose d'ogni tipo, no? Anche se poi nella tradizione comunque si è imposta un'immagine eterea di Pia proprio, no? Un'immagine, no? Di donna votata al sacrificio, che continua ad amare il marito nonostante la sua crudeltà, marito che viene a relegarla nel castello della Maremma e, secondo alcuni commentatori danteschi, presa per i piedi e gettata dalla finestra del castello, o altre forme di assassinio. Insomma, ecco, è uno dei personaggi proprio che più partendo, forse più di Francesca e Paolo, che pure hanno un certo numero più ampio di versi a loro disposizione, dai pochissimi versi di Dante, dalle quattro versi che sono affidati alla sua voce, no? È nato il fascino di un personaggio come emblema di una femminilità remissiva, reticente, che si piega, che resiste nella sua coerenza e nella sua purezza addirittura nei confronti di una ferocia maschile, appunto, che agisce su tanti terreni, no? Quindi in una prospettiva poi oggi di tipo femministico, tra l'altro la presenza di Pia e questo aspetto femminista è presente naturalmente nell'opera di Gianna Nannini. Insomma, la presenza di Pia è tra quelle e dei personaggi danteschi più forti nell'immaginario collettivo.